Buon pomeriggio amici, oggi faremo la caprese all'arancio e cioccolato bianco e questi sono gli ingredienti. Gli ingredienti sono 220 g di mandorle, 180 g di cioccolato bianco, 50 g di fecola di patate, 2 cucchiaini di lievito, 5 uova, 180 g di zucchero più 40 g. Quindi 220 grammi, un'arancia che servirà alla buccia, 50 ml di succo d'arancia, 50 ml di olio di semi e zucchero a velo quanto basta. Iniziamo a macinare 220 grammi di mandorle con 180 grammi di cioccolato bianco e 40 grammi di zucchero. Io lo faccio in due volte perché non ci sta. Fatelo diventare tipo una polvere. Uso questo che è migliore. Ok. Ecco qua, questo è quello che deve diventare, una specie di farina di cioccolato, zucchero e cioccolato e mandorle. In questa ciotola setacciamo i 50 grammi di fecola cucchiaini di lievito, setacciamoli bene. Una scorza d'arancio grattugiata. Mescolate per bene il composto. Anche con le mani, se volete, in questo modo. A questo punto dobbiamo montare le uova con lo zucchero fino a quando non saranno montate. Alla fine, quando saranno montate, aggiungete i 50 ml di succo d'arancio e i 50 ml di olio di semi.
Iniziamo a frullare. Alla massima velocità. Quando il composto sarà bello spumoso, aggiungiamo il succo d'arancio, 50 ml. 50 ml di succo d'arancio e continuiamo a girare. Ora metteremo 50 ml di olio di semi. Giriamo. A questo punto dobbiamo unire il composto in polvere con quello delle uova. Uniamo tutto con un cucchiaio e mescoliamo dall'alto verso il basso. Io lo faccio con un cucchiaio. Mescolate fino a quando non sarà tutto incorporato. C'è un profumo di arancia buonissimo. Ecco qua. Ora prendiamo una teglia da 24 o da 26, dipende da come la volete alta, e la mettiamo in forno a 160 gradi per 50 minuti. Versiamo il composto. Ora mettiamola in forno 50 minuti. Quando la torta sarà pronta, ci vediamo dopo. Ed ecco a voi la caprese all'arancia e cioccolato bianco. Non è bellissima? Si è formata tutta la crosticina sopra. Sarà buonissima. Io ho già messo lo zucchero a velo.
ma non la devo mangiare adesso.